Bentornati su NST Italia, il canale dedicato alla serie Mass Effect. Anche se non siamo ancora arrivati alla fine di questa rassegna delle morti dei compagni di squadra di Shepard, ed è quindi un po' prematuro fare paragoni, penso che nel video di oggi troverete una delle scene più tragiche a cui si possa assistere nell'intero franchise. La protagonista principale della scena sarà Samara, che con il suo rigido codice di comportamento si presta bene a recitare la parte dell'eroina in una tragedia. Ma come vedrete, non ci sarà soltanto lei a rendere il momento particolarmente toccante. Prima di arrivarci, partiamo però come da tradizione dalle possibili morti nella missione suicida di Mass Effect 2. Forza, miserabili figli di puttana! Ah! Hanno colpito Samara! Attenti! Oltre le porte, subito! Sbrigati, Shepard! No, ritiratevi! Samara! Ricevo, qual è la tua posizione? Siamo bloccati alla porta! Siamo sotto attacco! Stiamo arrivando! Tenete duro! Apri questa porta! Forza! Chiudi la porta! Erano in troppi. Gli scudi non hanno retto. Perlomeno gli altri ce l'hanno fatta. Ci siamo quasi, Shepard. Non possiamo fermarci, non importa a quale costo. Joker, sei al punto di rendezvous? Sono qui, comandante. Chakwas e il resto dell'equipaggio sono appena arrivati. Sfortunatamente, Samara non ce l'ha fatta. Ha rallentato i nemici affinché gli altri potessero fuggire. Facciamo in modo che il suo sacrificio non sia stato vano. Ida, cosa dobbiamo fare ora? Sono qui, Joker. La squadra da sbarco ce l'ha fatta? Non c'è traccia di loro, Shepard. Temo che non ce l'abbiano fatta. Siamo a quota 6, meno della media. Stavolta vi risparmio le spiegazioni, perché ormai con questa serie di video siamo diventati i massimi esperti mondiali su come evitare le morti dei compagni nella missione finale di Mass Effect 2. Comunque, se proprio avete un vuoto di memoria, potete riguardarvi il video di Jack o quello di Grant, che rispetto a Samara hanno solo una possibile morte in più, la prima, mentre per il resto valgono le solite regole. Potenziare la Normandy, ottenere la lealtà di Samara e scegliere bene i vari ruoli dei compagni nella missione. A proposito di lealtà, dobbiamo però fare un passo indietro, perché in effetti Samara può anche non esserci nel finale di Mass Effect 2. Intanto possiamo proprio evitare di reclutarla, cosa che naturalmente sconsiglio nella maniera più assoluta e che ha come conseguenza il fatto che non la rivedremo più nemmeno in Mass Effect 3. Ma poi c'è appunto la missione lealtà di Samara, in cui, come sapete, si può fare una scelta che personalmente non ho mai fatto nelle mie partite normali, schierarsi dalla parte di Morint. Vediamo cosa succede. Dimmi che uccideresti per me, che faresti qualsiasi cosa. Non sono la vittima che speravi. Ma tu, chi sei? Oh no, ora capisco. Quella cagna si è trovata un aiutante. Morint. Oh, madre, non chiamarmi così. Non posso scegliere di non essere più tua figlia. Madre. Hai fatto la tua scelta molto tempo fa. Quale scelta? Il mio unico crimine è stato nascere con i doni che mi hai dato! Ora basta, Morint! Io sono il destino genetico delle Asari,
ma loro non sono pronte a rivelarlo. Perciò devo morire. Sei un male da epurare, niente di più. Sono forte quanto lei. Lascia che mi unisca a te. Io ho già giurato di aiutarti, Shepard. Facciamola finita. Morint mi sarà molto più utile. Ti pentirai della tua scelta. Addio, madre. Grazie, Shepard. Mia madre era tanto potente quanto odiosa. Allora, ditemi un po'. C'è qualcuno tra voi che si è schierato dalla parte di Morint in questa scena? Spero non sia stato per un colpo di fulmine, perché sapete come va a finire con la romance, no? Meglio evitare i rapporti intimi con le Ardati Akshi. Ma torniamo seri, perché sta per arrivare la scena di cui vi parlavo all'inizio. Siamo in Mass Effect 3, l'alto comando Azari ha chiesto aiuto a Shepard per risolvere una questione delicata, e quando arriviamo sul pianeta Lessus, scopriamo che il problema riguarda un monastero di Ardati Akshi che è sotto attacco da parte dei razziatori. Penso che la missione ce l'abbiate tutti presente, perché tipicamente è quella in cui ci troviamo per la prima volta ad affrontare le terrificanti Banshee, quindi ricorderete anche l'incontro con Samara e con le sue due figlie e il sacrificio finale di Rila. Quello che accade dopo dipende dal fatto di prendere o meno un'interruzione da eroe e anche da un'eventuale scelta aggiuntiva di Shepard. Ecco la scena. Rila, non c'è neanche stato il tempo di dirsi addio. Pochi spezzano il controllo dei razziatori. La volontà di Rila era straordinaria, come il suo amore per te. L'abbiamo lasciata morire. Rila ha scelto e mi ha ricordato cosa sia davvero importante. Il perché ho giurato di sacrificare la mia vita. E sarebbe? Falere, il codice che impone che le Ardat Yakshi non possano vivere fuori da un monastero che non esiste più. Che fai? Mi dispiace, Shepard, ma il codice delle Justicar... C'è un solo modo di salvare Falere. Madre, no! Figlie mie, eravate molto più forti di quanto io credessi. Madre! Perché ha fatto questo dopo che Rila ci aveva salvato la vita? Era l'unico modo che aveva di salvarti. Era tutto finito. Non c'era bisogno di arrivare a questo. Mia madre è morta per colpa del suo codice. Perché sono un Ardat Yakshi. Ti prego, lasciami qui con lei. Sei un Ardat Yakshi, Falere. Non posso rischiare che tu lasci questo pianeta. Non ho intenzione di andarmene e non lascerò che i razziatori mi prendano viva. Non posso correre il rischio. Cosa stai facendo? Perdere la mia famiglia non è abbastanza. Mamma mia, terribile. Chiaramente la morte di Falere non era necessaria in questa situazione, ma ho voluto mostrarvela lo stesso perché ricordo che qualcuno l'aveva citata in passato come una delle scelte più terribili che Shepard può arrivare a prendere nella serie. E dopo averla vista, non posso che confermare. Per fortuna basta un semplice clic al momento giusto per evitarla, e per dare a Samara e a sua figlia Falere il futuro che si meritano. Pollice su se siete d'accordo che tra le Banshee e il possibile finale tragico, questa missione fa davvero venire gli incubi, e ci sentiamo al prossimo video. Ciao!